C'era la toga appoggiata sulla bara ad indicare, se ancora ce ne fosse stato bisogno, quello che ieri durante le esequie tutti mormoravano: l'altruismo, l'attenzione per gli altri, la loro difesa, che hanno caratterizzato la vita professionale e privata dell'avvocato Giuseppe Paladino, Pino per gli amici, eroe per tutti da domenica scorsa, da quando cioè ha perso la vita sfidando il mare grosso per salvare altre persone. E in tanti ieri si sono affollati dentro e fuori la chiesa di San Rocco per rivolgergli l'ultimo saluto. C'erano i sindaci di Sala Consilina, di Centola Palinuro e di tutto il Vallo di Diano, c'erano le forze armate, il comandante della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina, Mastro Giacomo, e il luogotenente Cimino, il comandante della capitaneria di Porto di Palinuro, Ruggero, c'erano i colleghi di Paladino, il presidente dell'ordine degli avvocati di Sala, Marcone, e ancora tanti tra parenti e amici, tutti stretti attorno alla moglie Monica, forte nel suo dolore, forse proprio per il secondo figlio portato in grembo e per il primo genito Jacopo, così piccolo per affrontare la morte del padre da vicino. E durante le esequie si è continuato a parlare di Pino e del suo altruismo. Lo hanno fatto i suoi parenti e amici, ricordando che già in Puglia l'anno scorso non aveva esitato a lanciarsi in mare e a salvare altre vite in difficoltà. Lo hanno fatto i suoi colleghi, che assieme a lui hanno lottato per salvare il tribunale di Sala. Lo ha fatto la parlamentare salernitana del Movimento 5 Stelle, Silvia Giordano, che si è detta pronta a proporre per l'avvocato eroe la medaglia al valore civile. E lo ha fatto il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor De Luca, che nella sua omelia ha definito esemplare il sacrificio dell'avvocato, tanto da spingerci tutti a metterci a servizio della comunità, e che ha chiesto di non lasciare spazio alle parole, ma di ascoltare Gesù. Non ci sono parole umane con le quali è possibile alleviare questi momenti di tragica sofferenza. Bisogna far solo spazio alla parola di Dio, perché le parole umane corrono anche il rischio di ulteriormente far soffrire le persone. Allora la presenza, la preghiera e la parola di Dio. La parola umana deve solo fare spazio al silenzio. Alle esequie mancavano le due persone salvate da Paladino. I cugini dell'avvocato hanno perciò lanciato un appello perché si facciano conoscere e perché possano ricordare per sempre che la loro vita ha acquistato un senso proprio grazie al gesto di questo moderno eroe.